Un contatto diretto tra le donne e chi è pronto ad aiutarle, per raccogliere il racconto di pezzi di vita, di amori mandati in frantumi dalla violenza, non solo fisica. Il progetto Questo non è amore, che la Polizia di Stato ha portato nel cuore di Frosinone, è la rappresentazione dello spirito di squadra, quello tra questura, prefettura, enti ed associazioni, con un unico obiettivo, difendere le donne in difficoltà. E se le denunce di casi scoperti dalle forze dell'ordine calano, c'è sempre un sommerso, quello che non si traduce in denuncia e che molte volte viene fuori, soprattutto grazie alle associazioni. Il telefono rosa dall'inizio dell'anno ad oggi ha già avuto oltre 90 telefonate di donne che hanno richiesto aiuto. Quindi ben vengano tutte queste iniziative e sono felicissima della presenza anche di altre associazioni che insieme a noi hanno costruito una rete contro la violenza sulle donne. Se già siamo con oltre 90 casi di richieste di aiuto, beh, penso che la cosa sia abbastanza grave per noi. Attenzioni morbose, comportamenti aggressivi ed intimidatori che molte, troppe volte vengono scambiati solo per un eccesso d'amore, per una gelosia un po' sregolata. Poi quell'aggressività aumenta e tra l'indifferenza diventa un crescendo, la vittima si isola e va a finire male, troppo spesso. L'appello del prefetto, da donna e rappresentante del governo, è eloquente. Alle donne bisogna fare una raccomandazione, abbiate fiducia in voi stesse e abbiate fiducia nelle istituzioni che vi sono intorno, confidatevi, se vivete un momento di disagio con un capo ufficio, con un marito, con un fratello, se avete sentore che le cose possono degenerare, allontanatevi da uomini che sono malati anche se malati di amore, perché l'amore deve essere un amore sano che deve aiutare a crescere l'altra persona, che deve avere fiducia nell'altra persona, perché quando è malato è un amore degenerato e allora noi donne dobbiamo chiedere aiuto a chi ci sta intorno.